In occasione del 70° anniversario della liberazione dell'Italia dal nazifascismo, l'ANPI, sezione di Fanno Leda Antinori, ha promosso decine di eventi culturali in collaborazione con l'assessorato alla memoria del comune nell'ambito della sesta edizione di Una mattina mi son svegliato. Si tratta quindi di un'occasione importante non solo per ricordare quella pagina di storia locale e nazionale, ma anche per provare a riscoprire insieme dei valori che tengano unita la nostra città, i valori della libertà, della democrazia, del rispetto delle diversità. Tra gli appuntamenti in programma è prevista per il 25 aprile prossimo l'inaugurazione di un monumento alla Resistenza realizzato in bronzo che raffigura un uomo e una donna che si abbracciano proteggendo se stessi e la città dall'oppressione e che l'ANPI donerà a Fano. Alla sua realizzazione hanno collaborato anche diverse scuole attraverso 80 bozzetti presentati dagli studenti, alcuni dei quali sono stati raccolti in un libretto distribuito dall'ANPI a chi donerà almeno 2 euro per sostenere i costi dell'opera. Sono arrivati tantissimi lavori, questi li abbiamo, diciamo, messi insieme in un opuscolo che poi abbiamo di nuovo distribuito alle scuole e da qui è nato lo spunto che l'artista Michele Ambrosini ha tratto per poter realizzare poi il monumento che verrà inaugurato il 25 di aprile. Anche quest'anno verrà seguito un percorso? Sì, il percorso istituzionale è quello che il 25 aprile, con in testa il sindaco e tutte le autorità, parte dal comune di Fano, arriverà fino al giardino Biancheria Morelli e lì sarà inaugurato il monumento alla Resistenza. A precisare il ruolo formativo ed educativo dell'ANPI nei confronti della collettività e l'importanza del ruolo di Fano durante la Resistenza è stato il presidente provinciale Giuseppe Scherpiani. Fu un contributo soprattutto di uomini, di dirigenti, di personaggi molto qualificati, e molto, molto formati, molto ben orientati politicamente. Fu un contributo che prefigurò poi quella che sarebbe stata la Repubblica. Il programma dal titolo Una mattina mi son svegliato è nato 6 anni fa grazie a un'intuizione del presidente fanese Paolo Pagnoni, che ha poi coinvolto le altre 8 sezioni della provincia. Il cartellone di eventi si è avviato il 14 marzo scorso e si concluderà il 12 luglio prossimo a Borgo Pace con la festa del partigiano. Partiamo esattamente venerdì 10 con un appuntamento molto importante perché parleremo, ricorderemo Srebrenica a 20 anni dal grande genocidio. E qui in questa sala, la Sala della Concordia, mercoledì 29 aprile, ci sarà la presentazione di questo libro dedicato alle Dantinori. Chiude la manifestazione, oltre alla festa dei lavoratori del 1° maggio, ormai consueta al Parco del Fagiano, questo appuntamento alla Mediateca Montanari, in cui parleremo di Omocausto, cioè uno sterminio lasciato sempre un pochino più in disparte, che fu quello degli omosessuali durante, insomma, i campi di concentramento.